Solo nella notte è arrivato il messaggio delle forze di difesa e di sicurezza riunite all'interno del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria. A loro nome il colonnello Amadou Abdramane, circondato da uomini in divisa, ha annunciato in TV di aver rovesciato il regime, così è stato definito, del presidente Mohamed Bazoum. Sotto accusa la situazione della sicurezza nel paese e la cattiva gestione della governance economica e sociale. Sono state sospese tutte le istituzioni, chiuse le frontiere terrestri ed aeree ed è scattato il coprifuoco dalle 22 di sera alle 5 del mattino. Di fronte alle prime notizie ieri del golpe, i sostenitori del presidente Bazoum alla guida del Niger dal 2021 sono scesi in piazza e hanno cercato di avvicinarsi al complesso presidenziale, ma sono stati dispersi con colpi di avvertimento. Stamane la situazione sarebbe calma a Niamey. La popolazione attende di vedere l'evoluzione del colpo di Stato, non è il primo nel paese. Europa, Stati Uniti ed ONU condannano intanto il tentativo di rovesciare l'ordine democratico. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha potuto anche parlare al telefono con il presidente Bazoum e la Farnesina, in stretto raccordo con l'ambasciata italiana in Niger, monitora la situazione nel paese, dove sono presenti 170 nostri connazionali.